Le novità sono tante perché per il Centro di Radioterapia Oncologica di Chieti, nell'anno del suo 50esimo, è prevista uno sviluppo importante, un investimento importante da un punto di vista tecnologico, perché proprio quest'anno, ad ottobre, partirà il nuovo acceleratore lineare di radioterapia oncologica, il cui cantiere in questo momento è già in corso, ma soprattutto sia la Regione Abruzzo, sia la ASL Genova Sto Chieti, sia il Comune di Chieti, l'Università di Chieti hanno pianificato un investimento importante nel biennio 2022-2024 sulla radioterapia oncologica di Chieti con il raddoppiamento delle macchine da 2 a 4, di cui una dedicata completamente alla radioterapia pediatrica, oncologica pediatrica. Sono pochi centri che eseguono la radioterapia pediatrica, è un sogno che rincorriamo e abbiamo fatto un investimento grazie al tratturo mandando a fare formazione ai nostri giovani medici nei centri del nord dove si esegue questa radioterapia pediatrica e quindi quindi sicuramente non solo il ripristino del secondo macchinario, ma la dotazione di ben quattro acceleratori lineari. Questo implica che anche i rapporti con il territorio e quindi i sodalizi che possono essere come questo con l'Agri da parte della nostra associazione Il Tratturo Una Strada per la Vita sono fondamentali. A proposito di questo nuovo acceleratore lineare, quali sono i tempi e l'iter che adesso c'è in prospettiva? Dunque, in questo momento viviamo un grande fervore e entusiasmo perché siamo in pieno cantiere. Il 28 luglio è previsto l'arrivo fisico di questa macchina di ultimissima, generazione. Dal 17 al 31 agosto ci saranno tutti i test di accettazione, i primi test di accettazione. Dal 5 settembre le misurazioni finali. Io mi auguro che a cavallo tra fine settembre cercheremo di correre perché i pazienti hanno bisogno di risposte, le liste di attesa hanno bisogno di risposte. Mi auguro che a fine settembre, primi di ottobre, possa partire con l'uso clinico.